Vale oltre 6 miliardi di euro in Italia il giro di affari della Bike Economy. Oggi a Roma un grande convegno con i protagonisti del settore per parlare di sostenibilità, mobilità, salute e innovazione. Sentiamo Marina Nalesso. In bici l'economia viaggia più veloce e meglio. Meno costi, meno inquinamento e una migliore qualità della vita. Sì, perché la mobilità intelligente può incidere sulla nostra vita. La chiamano Bike Economy, l'economia legata alla bicicletta e alle filiere, che ha aperto per un giro d'affari che in tutta Europa ha superato i 500 miliardi di euro e occupa 70.000 persone. Quindi la bicicletta non solo fa pedalare l'economia, ma fa pedalare peraltro una bella economia, perché parliamo di economia legata alle infrastrutture, all'ambiente, all'inquinamento, al turismo, a tutto quello che ruota attorno alla qualità della vita. Oltretutto, aumentando l'utilizzo della bicicletta, si potrebbero risparmiare nel mondo entro il 2050 circa 24 trilioni di dollari, un settore che in Italia vale 6 miliardi di euro ed è in costante crescita, e ci sono già oltre 8.000 chilometri di ciclovie in progettazione con finanziamenti statali per oltre 700 milioni. Queste ciclovie turistiche bellissime, da quella Venezia a Torino sul Po fino alla ciclovia del Sole da nord a sud, la ciclovia dell'acquedotto pugliese, della Magna Grecia, insomma abbiamo davvero dei percorsi meravigliosi, sono adesso tutti in fase di progettazione, stiamo lavorando con gli enti locali, nell'arco di un paio d'anni credo che queste ciclovie cominceranno a diventare realtà organica.